Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ok, attenzione, eh? Attenzione, lo sapevo io. Aspetta, aspetta un attimo. Non abbiamo... No, no, aspetta. Vai. Grande Alan. Pensavo di avere la pistola lanciarazzi. Invece non ce l'abbiamo. Cioè, sì, ce l'abbiamo, ma è... Oh, scarica. Buono lì. Cazzarola, quello non l'abbiamo preso. Attenzione. Grande Alan. Ah, ma quanti siete? Oh, mazza, Dio. C'è una festa, ci stanno aspettando tutti. Attenzione, con la capila. Questo ring è questo. Ma che ti da fa? Attenzione, Alan, attenzione. Grande. Spara lì. Grande Alan. Basta, raga, basta. Damose. Basta. Guardiamoci bene intorno. Non mi voglio perdere niente. Allora lì vedo un oggettino. Che cos'è? Ricordiamoci, Alan, che noi abbiamo un compito. In questa nostra avventura abbiamo un compito. No, qui c'è il dirupo, ok. Allora, andrei lì. C'è un manoscritto, attenzione. C'è un manoscritto. Vabbè, comunque la strada era quella. Non è che... Ok, raccogliamo il manoscritto. Vai. Leggiamolo subito. Episodio 3. Wake e Barry in cella. Guardai attraverso le sbarre della cella. Barry era dietro di me, incerto sulle gambe. E sembrava stare male quanto me. L'agente Nightingale era oltre le sbarre con lo sceriffo Breaker. Nightingale aveva in mano una pila di pagine del manoscritto. Sembrava un pazzo quando sibilò: «Beh, ti ho preso, Raymond Chandler. È tutto qui, tutte le prove, compreso il piano per assassinare un agente federale». Bene. Quindi questo sarà quello che deve succedere? Non ho capito. Non saprei. Andiamo avanti, Alan. Facciamoci troppe domande, anche se qui... sempre il punto panoramico. I corvi. Attenzione. Una strada qui. Una strada qui. Io andrei prima qui. Vediamo, potresti correre. È un po' che non registro. Ecco. È un po' che non registravo il nostro caro Alan e non mi ricordavo come si corre. Ok. No, scusate, volevo vedere dove eravamo. Niente, proprio me l'ero dimenticata che non ta regge proprio. Brutto posto, però qui c'è una cassa. C'è una cassa con della roba. Quindi ci conviene andarla a prendere prima di proseguire. La vedo, attenzione, la vedo. Non bisogna andare troppo in là. Perfetto, ok. Allora, solo questa? Sì, solo questa. Grazie. Apri. Granata. Chi è che respira a sto modo? Bruttissimo. Damose, Alan. Cioè, veramente un respiro pazzesco. Madonna, via, attenzione. Madonna. Damose, Alan. Mamma mia, che schiva. Che schivate. Damose. Stiamo a morire, Alan. No, attenzione.
E morite male, maledetti. Forza un po', mamma mia quanti so. Vai, il più grosso è andato. Quello è andato. E mori, maledetto. Brutti momenti. Che brutti momenti. Io per più a due cose, eh. Aspetta che poi... Ma sarò scema. Vabbè, va. Ce le conserviamo per momenti ancora più drammatici. Attenzione, attenzione. C'è il... No, no. Ma non ce voglio credere, ma non ce voglio credere. Ma mo adesso risali, cioè, ma sei proprio un maledetto, Alan. Non te reggi manco in piedi, ma io non lo so. Dai. Salta. Hop. Raccogli, raccogli prima che cadi. Ecco. Ma tu dimmi, oh. Damo, se sto posto non mi piace per niente. Mamma mia, che brutti respiri. Allora, qui c'è una cassettina di pronto soccorso. Apriamola. Raccogliamo le pile. Munizioni. Perfetto. Munizioni. Munizioni, pile. Siamo pieni, ok. Proseguiamo, proseguiamo. Non avevo un vero piano. Avrei dato al rapitore tutte le pagine manoscritte in cambio di Alice. Se non fosse bastato, gli avrei puntato addosso la pistola per farlo parlare. Allora, dimmi, benvenuto. B per imbracciare il fucile a pompa. Potrebbe essere interessante, ma dobbiamo stare vicini. Proviamo. Allora, qui tra poco abbiamo visite. Perché se questa si spegne... Eccoli. Abbiamo 16 colpi, Alan, eh? Però abbiamo anche queste. Cominciamo a fare queste. Grande Alan. Magnifico Alan. Quando fai così ti adoro. Ti adoro. Ne abbiamo altre due, attenzione, eh. Attenzione, usiamole per bene. Accendiamo, eccoli. Vai. Grandissimo, grandissimo. Andiamo di qua. Ne abbiamo un'altra sola. Attenzione che ci aspettano a braccia aperte. Eccoli, eccoli, vai. No. Ma il mortaggio ci straccia adesso. Fucile a pompa. Dai. Caffettino, ci sta sempre bene. Munizioni lanciarazzi, vai, vai, vai. Vai. Attenzione, attenzione, attenzione. No, pistola lanciarazzi. Vai. Mamma mia, tutti addosso. Oh. Che cos'è, mamma mia. Vai. Ok. Abbiamo ancora la pistola lanciarazzi? Sì. E abbiamo un colpo solo però, attenzione, eh. Attenzione, apriamo. Ok. Adesso no, usiamo questa eventualmente. Qua non c'è una ceppa perché non si riapre. Non so dove caspita devo andare. Tu la sai la strada, io andrei verso la luce. Ok. Se te sbrighi magari... Sì, vabbè. Vabbè, ormai è andata. No, guarda che mi sono bruciata. Damose! Mi sono bruciata la salvezza. Damose, damose. La luce, la luce. Dai. Ma che fanno? Ringhiano adesso. Sono bruttissimi proprio. Siamo quasi arrivati. La musica non c'è più. Non dovrebbero... Serva. Ecco, ecco.
sbrighiamo se... La presenza oscura mi precedeva, andava nella mia stessa direzione. Un senso di gelo mi si insinuò nella bocca dello stomaco. Stava andando da Alice. Allora, aspetta un attimo, perché qua siamo in un cimitero, fammi capire. Questi sono lapidi? Intorno al cimitero è cancerogeno. Oh, sì. Con la cabina questo è tosto, questo è tosto, Alan. Attenzione. Questo è sfuggente. Sfugge. Scappa. Sbrigati, sbrigati. Vieni fuori, maledetto! Sbrigati! Dai, sbrigati, Alan, sbrigati! Tento, mamma mia, oh! Accidenti! Mamma mia, oh! Arriviate, va! Accendiamo tutto! Raccogliamo pile, questa si apre. Serve una ceppa. Ok. Si vede che è un po' che non registro, ci sto a capire cippa. Vabbè. Dobbiamo riprendere un po' la mano. Dobbiamo prendere un po' la mano, caro Alan. Succede quando non si registra da un po'. Succede. Io ricaricherei. Ecco. Credo che siamo arrivati, giusto? Il posto era deserto, una città fantasma. Lo era da decenni, forse da un secolo. No, vada, vada. E dai, che fai? Ricominci mo? No, eh. Ma qui si può entrare? C'è qualcosa? No, non vorrei vero perdermi qualcosa di prezioso. No, pare di no. Ok, allora proseguiamo di qua. Una pagina di manoscritto. Attenzione, attenzione. Vai. Leggiamola. Episodio 3. Wake e Casey. Nella realtà, le cose non erano mai facili come nella finzione. Mille volte avevo desiderato che ci fosse una spiegazione chiara per il mio blocco creativo. Qualcosa contro cui lottare, accanirsi. Ma non c'era. Ero pieno di dubbi. Non assomigliavo per niente all'eroe dei miei libri. Alex Casey aveva vissuto con risoluta determinazione, sempre fedele al suo obiettivo. Perfino ora ero arrabbiato con me stesso, con Alice, con Barry. Procedevo a tentoni e non avevo un piano. No, più che altro procedevi proprio a bradiponi. Allora, qua non ci lasciamo niente alle spalle, giusto? Allora proseguiamo.